Innanzitutto dimostriamo che la Regione Abruzzo è una regione all'avanguardia. Dal 6 maggio è possibile quindi accedere attraverso un sistema online a una piattaforma che in tempo reale trasmetta un sistema nazionale. Quindi noi diciamo no alla burocrazia, sì al risparmio energetico, anche perché è un modo concreto per applicare la transizione ecologica alla nostra regione. Se immaginiamo che gli edifici rappresentano circa il 40% del consumo energetico nell'Unione Europea, capite bene quanto è importante il risparmio energetico e quindi le prestazioni energetiche dei nostri edifici. La cosa che tengo a sottolineare è che una vera transizione ecologica non può fare a meno di una transizione burocratica, perché purtroppo nel nostro paese siamo ancora troppo ostaggi di una burocrazia che vada più alla forma e non alla sostanza. Quindi un sistema che permetterà di accorciare i tempi per migliorare energeticamente gli edifici della regione, del territorio, insomma. Esatto, abbiamo in questo modo una foto dello stato di fatto, un'analisi territoriale in tempo reale e permetterà anche ai cittadini di avere maggiori garanzie rispetto alla casa che stanno acquistando sull'efficientamento energetico e quindi sulle prestazioni energetiche dell'edificio che stanno acquistando.